Se siete in procinto di dover fare una nuova recinzione al pollaio e se dovete mettere la recinzione elettrificata, o meglio il filo elettrificato, magari guardate questo video perché potrebbe venirvi comodo, perché ci sono alcune soluzioni di rete elettrificata, o meglio di filo elettrificato e di rete che potrebbero venirvi comodo. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati a tutti, sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Ho finito la recinzione. Ogni anno cerco di cambiare, di fare qualche miglioria. Quest'anno l'ho dedicata alla nuova recinzione. Sono circa 70 metri quadri che adesso vedremo insieme. Vi faccio vedere alcune soluzioni che ho adottato per la stesura della rete, soluzioni che utilizzo già da 3 anni con successo. Non ho più avuto attacchi di animali. Vi ricordo che in passato io ho sofferto, mie galline di più, poverine, gli attacchi di volpi, faine soprattutto, donnole no, perché avendo i gatti le donnole non vengono, cani randagi, ho avuto di tutto e ho perso moltissime galline, quindi col tempo ho cercato di migliorare un po' la struttura del pollaio, ho adottato una difesa passiva ed attiva, ve ne parlo adesso in questo video, sono metodi collaudati, io non ho più avuto nessun tipo di problema. Qui vi farò vedere alcune debolezze della struttura, però posso farci ben poco, ma qualcosa farò, e vi faccio vedere i punti di forza, così magari se vi serve qualche spunto, ecco, da qui potete prendere sicuramente qualche idea, perché sono anni che ho il pollaio, sono anni che cerco di migliorarmi sempre. Dai, vediamo subito i dettagli. Ovviamente la prima cosa di cui vi voglio parlare è la struttura, ovvero sono pali da 6 cm ricoperti di catramina, li ho verniciati con la catramina, durano molto di più, e la rete per polli è una rete semplice con maglie esagonali dovrebbero essere 3 centimetri. Se utilizzate solo questo, sappiate che potreste avere dei problemi con la donnola che ci passa attraverso. Ovviamente la faina no e la volpe no, però io ho coadiuvato la rete con la recinzione elettrificata che vi faccio vedere adesso. La rete è alta 2 metri, poggia a terra, e dopo vi faccio vedere la stesura con la doppia rete per mettere al riparo anche il recinto e quindi gli animali dalla possibilità di scavo da parte di alcuni animali selvatici, insomma. La protezione passiva, come vi dicevo, questo ho tolto la corrente, se no qua salterei ogni volta, qua ci sono 10.000 volte passano. Allora, la protezione passiva è formata da una rete da 1 metro, sempre esagonale, vedete, piegata a 90 gradi, 50 centimetri sono per terra e 50 centimetri sono qui sulla rete. Viene fissata alla rete principale, fa la piega giù, ogni maglia viene legata alla maglia della rete che c'è dietro. Non ci sono buchi, è impossibile perché c'è un fil di ferro che passa attraverso tutte le maglie. Sappiate che questo è un lavoro molto lungo, porta via molte ore e va fatto in un determinato modo, con un po' di cura, altrimenti non serve a niente. La parte dei 50 cm che sono per terra vengono fissati al terreno con questi gancetti qua. Sono gancetti di fil di ferro plastificato, è un fil di ferro molto robusto, semplicemente, vedete, dopo la pioggia si fa questo lavoro perché il terreno è morbido, si infilano, si pestano e la rete diventa corpo unico. Un altro gancetto è messo in prossimità, eccolo qui, guardate, della curva, qui ce n'è un altro, eccolo qua. Quindi cosa succede? Se il predatore non si accorge del filo elettrificato, ma vi assicuro che se ne accorgerà subito, perché quando prende la scossa non ci torna più perché riconosce i colori e sa il dolore che fa. Non è mortale, ovviamente, è certificato. Una recinzione a norma di legge eroga 10.000 volt, ma ha una corrente molto molto bassa, quindi non è mortale. Si prende soltanto una scossa fortissima, ci si spaventa, cioè l'animale si spaventa, scappa via, è doloroso, ma non è mortale. Ecco, cosa succede? Vi dicevo, se l'animale comincia a scavare, vedete, a un certo punto trova la rete e si ferma. Per passare dovrebbe scavare al di qua dei 50 centimetri e fare un tunnel sotto. La vedo veramente difficile come cosa, eh? Tenete poi conto che una volta che cresce la vegetazione, la rete viene inglobata nel terreno, quindi ci cresce sopra l'erba, la si pesta, si deposita il terreno, insomma diventa un corpo unico col terreno ed è addirittura difficile da rimuovere quando si deve togliere, però è una sicurezza eccezionale. Allora, come vi dicevo, io vado su di circa 2 metri. Qui, per fare un bel lavoro, avrei dovuto piegare la rete di 45 gradi all'esterno, così che eventuali animali
che saltavano il filo elettrificato, trovando l'ostacolo quasi in verticale sopra le loro teste, non avrebbero potuto saltare. Io ho risolto diversamente, ho lasciato la rete a filo, ma per la prima volta ho integrato la recinzione elettrificata anche in alto. Quello è ovviamente lo stesso filo di quello che avete visto in basso, dopo lo vediamo nel dettaglio. Sono anche lì 10.000 volt e se dovesse passare da lì fa un volo sotto, perché fa male, fa molto male. Ora mi soffermo un attimo sul problema tecnico che ho rilevato, magari a voi può venire comoda come soluzione. Ho utilizzato dei doppi pali di legno, questi distanziatori qui vanno avvitati dentro il palo di legno. Dal momento che la rete, come vedete, è un po' ondulata, avrei avuto il filo troppo vicino alla recinzione metallica e non avrebbe funzionato. Se il filo tocca la recinzione metallica, il recinto non funziona. Questo è molto importante. Quindi ho avuto bisogno di alcuni distanziali, come questo bastone qui da 4 cm. Ne ho messi altri da 5. Così mi tengo lontano, vedete, 5 dita dalla rete. Ecco, questo è importante. Ogni tanto bisogna unire i due capi, i due fili. Sono due fili che io ho alimentato separatamente con due più, con due fili rossi. Avrei potuto farlo solo con uno, ma io ho preferito farlo con due, dopo vi farò vedere. E ogni tanto li ho uniti con dell'altro filo. Questa è una giunzione che non è proprio il massimo, vi dico la verità. Vi faccio vedere quale potrebbe essere una giunzione fatta bene. Una giunzione fatta bene è questa, vedete, questi sono dei dispositivi metallici che servono per unire i fili, ce ne sono due, doppia vite e una vite soltanto. Ecco, se dovete farlo acquistateli, perché costano un po', ma viene fuori un bel lavoro. Da qui sono ripartito, sono andato su e sono passato fin dall'altra parte, ovviamente in alto, per evitare che eventuali animali che saltino sul tetto non possano scavalcare, troverebbero la recinzione elettrificata anche di qua. Bisogna pensarle tutte con questi animali qui, perché sono molto molto furbi, hanno il tempo di riflettere, noi non lo sappiamo, ma questi vengono, hanno i sopralluoghi e poi attaccano. Allora, la criticità maggiore che ho in questo nuovo tipo di recinto è la parte superiore, che è vuota e aperta ovviamente. Io qui ho i falchetti, ho le poiane che girano, dal vicino ogni tanto vanno, portano via una gallina, sembra strano ma succede. Quindi io qui tirerò dei fili di ferro tra un palo e l'altro e metterò quantomeno l'ombreggiante, giusto giusto per nascondere un po' le galline. Non è una soluzione definitiva, ma coprirla con la rete qua è impossibile, sarebbe una spesa enorme, veramente un lavoro grosso, bisognerebbe fare delle strutture di sostegno al centro, insomma è un lavorone. La porta è fatta a mano. Ecco, se utilizzate la recinzione elettrificata mettete i cartelli perché sono a norma. Devo finire di mettere il telo al pollaio, come avete visto. Qui abbiamo circa 70 metri quadri di erba fresca, tolti questi 20 metri che loro avevano già ovviamente mangiato. Qui ho due alberi da frutto, uno, due. Due erano lì ancora, sono morti, devo ritrapiantarli. Col tempo spero che possano fare ombra alla struttura, penso all'estate prossima. Ecco, vedete, per farle uscire fuori gli ho messo del melone, loro ne vanno ghiotte, sia la parte interna con i semi che le bucce. Ora piano piano capiranno che qui la zona è aperta e cominceranno a esplorare, a mangiare, a scavare. Il terreno è inzuppato perché ha piovuto, veramente è venuto giù il diluvio per 3-4 giorni, quindi adesso le lascio qui tranquille. È stata una fatica sia economica che proprio fisica, perché fare un recinto del genere è stata pesante. Devo ancora terminare la rete, devo mettere un filo di plastificato molto spesso in alto, quindi devo legarla bene. Insomma, sono tanti tanti lavori da fare e dico la verità, sono in pendenza, insomma è pesante. Però poi quando vedi questi animali che sono felici, insomma dai, la fatica viene un po' ripagata dalla loro gioia, insomma. Vi faccio vedere adesso il collegamento alla centralina. Ho aperto ovviamente la scatola di derivazione per farvi vedere, ma questo va tutto chiuso dentro. Qui ho il suo bel coperchio, si chiude e quindi sono protetto da eventuali schizzi di pioggia e quant'altro. Allora guardate, vedete qui? Ho due più che escono. È una cosa che ho fatto io, una modifica, perché adesso vi faccio fare il giro della rete, vi faccio vedere come l'ho collegato. Mentre il meno si collega direttamente al palo, questo zincato, che va a terra. Ho fatto un video un paio di anni fa sulla messa in posa di questa centralina qui, e della First Farming. L'ho acquistata su Amazon qualche anno fa, 2-3 anni fa, ed è una gran bella centralina. Magari vi lascio il link in descrizione se vi può servire. Costa un centinaio di euro, costava un centinaio di euro, ma fa il suo lavoro, lavora molto bene. Vedete il LED verde che lampeggia? Quando è verde vuol dire che l'impianto sta funzionando bene.
Quando invece lampeggia rosso vuol dire che non sta funzionando, c'è qualche contatto elettrico sbagliato, bisogna fare poi il giro. Come vi dicevo, il filo elettrificato non deve toccare la rete, altrimenti non può funzionare. Bene, stacco, faccio vedere come funziona dall'altra parte. Ecco, siamo dalla parte opposta. Allora, i due fili sono separati tra di loro, uniti ogni tanto dai dei fili, sono i fili che vi ho fatto vedere prima, quindi sono connessi tra uno e l'altro, ma sono due fili separati. Ora, avrei potuto benissimo alimentarne soltanto uno, ho voluto alimentarli entrambi per dare un pochino più di contatto elettrico. Questo è uno, questo è l'altro coccodrillo. In questo modo io sono sicuro di avere sempre un contatto attivo. Vi faccio vedere soltanto la tensione in uscita, dopodiché ci salutiamo. Allora, questo è un tester particolare, non utilizzate i tester normali ovviamente perché non vanno bene. Questo è un tester per le recensioni elettrificate, arriva fino a 12.000 volt, il puntale va nel terreno, questo deve toccare il filo. Ora mi avvicino e vi faccio vedere se si vedono i LED che si accendono. Spero che si vedano. Ecco, questo vuol dire che l'impianto funziona, è stato montato bene, non ci sono dispersioni e le nostre galline sono protette al sicuro. È stato un lavoro lungo, ma vi dico la verità, quando vedo le galline che sono felici, io sono felice per loro. Lo vedi subito quando una gallina è stressata e lo vedi quando è felice. Sono ancora impaurite, non escono se non ci sono io. Piano piano dovranno prendere confidenza col nuovo ambiente. Però tenete conto che ho fatto questo lavoro perché voglio arrivare ad avere circa 10 galline, me ne mancano 6. Quindi prossimamente, se le trovo in questo periodo, farò poi l'inserimento di 6 galline nuove e poi alla fine avranno tutto questo spazio a disposizione. Farò un altro pezzo di terreno tutto recintato col vecchio recinto che avevo qui per il prossimo anno. Quindi quando questo sarà completamente senza erba, chiudo, le faccio uscire dall'altra parte e io qui potrò riseminare, insomma potrò fare un nuovo inerbimento. Bene, è tutto per questo video. Chiedetemi pure se avete bisogno sulla recinzione elettrificata. Ne ho provato anche un altro modello lo scorso anno, mi ero trovato molto bene, l'ho utilizzato fino a pochi giorni fa, poi l'ho cambiato e ho rimesso il first farming. Mi trovavo così, insomma, ho ripristinato quello originale, ma sono entrambi degli ottimi prodotti. Ecco, se dovete fare una spesa magari fatela bene, poi potete decidere se prendere quelle a batteria, quelle col pannello solare, quelle a corrente come questa. Io questa l'ho messa sotto UPS, quindi dovesse andare via la corrente comunque o l'alimentazione per qualche ora. È importante secondo me proteggere le galline dai predatori, loro devono fare il loro lavoro, noi dobbiamo fare il nostro, dipendono da noi, sono animali intelligenti. Io spezzo una lancia a favore delle galline, qualcuno capirà, qualcun altro no. Sanno dimostrare il loro affetto nel loro piccolo, ovviamente. È vero, le teniamo per fare le uova, però cerchiamo di mantenerle il meglio possibile, insomma questo è il discorso, il succo del discorso. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, fatemi qualche domanda se avete bisogno, dovete fare un lavoro del genere e ci vediamo la settimana prossima.